L'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara inizia l'anno scolastico 2023-2024 con l'annuncio dell'inaugurazione della nuova Aula Magna, uno spazio importante e strategico a disposizione degli studenti, ma anche della città. E la dirigente Alessandra Di Pietro ha voluto ringraziare la vicinanza della Regione Abruzzo e della provincia di Pescara. Oggi ha accolto tutti i ragazzi delle nostre 10 classi prime con i loro genitori. Per noi è un momento bello, emozionante e direi anche appassionante, perché noi tocchiamo con mano l'entusiasmo di questi ragazzi nel loro primo inserimento nella scuola superiore. Il nostro obiettivo è quello di far emergere al massimo le loro potenzialità, ma farlo in un clima, in un ambiente che sia al massimo sereno, positivo, che permetta loro di esprimersi liberamente, sia pure nel rispetto delle regole, nel rispetto delle persone e delle cose. E noi vogliamo dare loro l'opportunità, attraverso tanti strumenti, tanti contenuti disciplinari, molto in linea con i trend emergenti nei settori dell'enogastronomia, vogliamo dare loro gli strumenti per poter diventare degli autentici professionisti della ristorazione, della ricezione alberghiera e del turismo. Grande presenza delle istituzioni, questa scuola in un certo senso sta cercando di trasmettere ai ragazzi anche il gioco di squadra. Assolutamente, la presenza di tante istituzioni è una testimonianza forte, un messaggio importante per i nostri ragazzi, perché le istituzioni testimoniano una presenza viva, concreta e attenta nei confronti del mondo della scuola. Presenti anche tante associazioni, senza dimenticare i genitori che hanno voluto partecipare all'accoglienza dei nuovi arrivati. Le famiglie rappresentano degli interlocutori privilegiati con cui noi vogliamo costruire una forte autorevolezza comunità educante, e quindi la loro partecipazione per noi è molto importante perché permette di orientare al meglio l'azione educativa dei docenti. Il lavoro consente ai giovani di essere indipendenti, formare professionisti del Made in Italy è quanto dovremmo chiedere alle nostre scuole. È stato questo l'augurio del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che ha voluto anche rimarcare come l'Istituto De Cecco rappresenti la scuola che più di altre fa emergere talenti e futuri ambasciatori del campo.